Mister, è emozionante il ritorno in campo, è emozionante anche il ritorno in panchina. Ma onestamente devo dire che tutto sommato io ero felice, contento per questi giocatori che sembrano dei bambini, perché man mano che vanno negli anni, ritornando indietro calcisticamente, si sono sentiti veramente emozionati. Io li vedevo sul pullman quando siamo venuti qui allo stadio. Per loro ritornare a Catania era qualcosa di particolare, perché sapevano, sanno di aver lasciato un segno, di aver scritto le pagine della storia del calcio catanese importanti, e quindi avevano questa responsabilità di non fare brutta figura. Infatti me lo chiedevano: mister, mi faccio giocare solo 5 minuti, solo 10, perché io non ce la faccio, io c'ho male qua, io c'ho male là. Quindi devo dire che effettivamente è stata una festa meravigliosa. Poi a scopo benefico, meglio ancora. Di questi 2 giorni, uno di questi passato in ritiro, c'è qualcosa che ci può raccontare, qualcosa di particolare che... I miei ritiri sono stati ritiri veramente inusuali, per cui questo di adesso è stato un ritiro un po' abbastanza, come dire, abbastanza democratico, come lo sono sempre stato, per cui sono ragazzi eccezionali. Chiamiamoli ragazzi, uomini, uomini poi. Ma in campo c'è stato anche qualcuno particolarmente sorprendente, no? Del tipo Oliveira, che te ne aveva mangiato molto e quindi ha mangiato parecchi gol. No, è vero. Anche lui. No, ma quello è venuto a me a fine partita: mister, mi sono mangiato 5-6 gol, si dispiace. No, non ti preoccupare, ma io non ti volevo far mangiare, ho già mangiato, dice sì, ero a digiuno. Che devo fare? Questo pubblico che ha risposto alla grande, anche perché comunque c'era veramente la storia in campo. Guardi, io del pubblico catanese, io ancora qui, casa, residenza, Cannizzaro, non ho mai dubitato sul catanese, è la mia, veramente la mia città d'adozione, questo è fuori discussione. La realtà è che la società è stata eccezionale, sul piano organizzativo non hanno sbagliato niente, sul piano spirituale i giocatori di oggi hanno capito come andava affrontato questo evento. Il fatto stesso che io ho voluto che tutte le vecchie glorie li andassero a applaudire subito a inizio di partita, dopo che hanno salutato il pubblico sia della tribuna A che della tribuna B, o prima tribuna B o tribuna A, io la chiamo così, dai tempi che furono, ma andare a salutare i giocatori del Catania, perché stanno facendo un campionato eccezionale. Quindi mi sembrava giusto che le vecchie glorie onorassero quelli di oggi. Infatti l'hanno fatto con tutto il cuore, li hanno applauditi, e quindi questo è stato un evento fatto con uno spirito veramente di beneficenza e di piacere. La gente questo l'ha capito, ha applaudito, si rammaricava quando la palla andava fuori, ci siamo divertiti tutti, questa è la verità. Un po' forse il pubblico parteggiava più per le vecchie glorie che non... E certo, ma non perché siamo non solo vecchi, anche perché effettivamente abbiamo passato dei momenti bellissimi. D'altra parte, a prescindere da tutto, come si fa a dimenticare almeno quei 40.000 i famosi spareggi di Roma? È impossibile, lì è scritta la storia. Io ho trovato gente che allora era ragazzino e gli è rimasto dentro. Per esempio l'assessore allo sport è rimasto scioccato, si è fatto fotografie con tutti, con Cantarutti, perché allora era giovanissimo e quindi ci seguiva, sapeva tutto. Tutte le partite, tutti i gol, qualcosa di memorabile, questo ci ha fatto ancora più piacere. Però noi dobbiamo tifare ancora di più per il Catania di oggi, perché il passato è andato. Speriamo che oggi invece che il Catania vada in Europa, quella è la gioia che possiamo poi effettivamente brindare tutti a questo grossissimo risultato. E sabato prossimo ci sarà una partita importante per questo, come la vede da attento osservatore di calcio e del Catania? Ricordiamo che lei tiene una rubrica per il quotidiano della Sicilia. Ma io sono anni ormai che scrivo sulla Sicilia, del Catania, presento la squadra avversaria, e poi anche se lavoro in Inghilterra, a Londra, mi devo portare la tessera di Sky dietro, perché devo vedere la partita e poi devo mandare 40 righe alla Sicilia, e comunque la domenica pomeriggio sono impegnato, perché noi giochiamo di solito sempre quasi il sabato e anche il martedì. E devo dire che Catania sta facendo un grande campionato. La partita a Roma con la Lazio è particolarmente importante, perché potrebbe essere quasi il big match per il Catania, nel senso che la Lazio è una squadra abbastanza ballerina, sta facendo un grande campionato, però vedi, va fuori e prende 3 gol. Io mi ricordo che fino a 4-5 settimane fa aveva, per dire, dopo la doppietta in casa, è andata a Palermo, è andata a pareggiare, poi è andata a Genova, ha preso 3 gol, poi ha giocato in casa, ha perso col Chievo, poi è andata un'altra volta fuori casa a Siena, ha preso altri 3 gol. È una squadra strana, per cui il Catania veramente può fare il risultato. Guaranno Petkovic. Guarda, Petkovic è una novità, è una bellissima persona, una persona molto per bene, equilibrata, per quell'ambiente laziale, che è un ambiente abbastanza, tra virgolette, turbolento, è la persona giusta. E poi ha dimostrato
di sapere di calcio. Maran a me non mi ha meravigliato, perché io vivo a Padova, ho casa a Padova come domicilio naturalmente, e non mi ha meravigliato perché lo conosco bene, una persona intelligente, alla portata di tutti, e come tutti fuori classe umile. Allora chi lo vede così pensa che sia un allenatore da 6 e mezzo. Maran è un allenatore da 9, da 10, perché nasconde dietro questa apparenza modesta, umile, una grande personalità, una grossa allegria, è sempre positivo, è un allenatore che ha dato una precisa identità anche non solo tattica ma anche psicologica a questa squadra, perché la squadra veramente gioca bene, gioca a calcio. Una considerazione sul suo collega oggi in panchina, che era Antonino Pulvirenti? Mi ha preparato un paio di trappolette, ha cambiato formazione, ha fatto pretattica, non ce la diceva, però noi siamo riusciti al momento giusto a tamponare. Grazie a voi. Ci siamo? Alla lunga qualcosa è venuto a mancare come condizione fisica? Non c'era partito, no? A livello di ritmo non c'era partito, e quindi non era poi importante, diciamo, il risultato, il punteggio in una gara così, era importante far vedere questi giocatori che hanno fatto un po' la storia del Catania, no? In altri tempi, e far divertire il pubblico. Penso che si sia divertito il pubblico, la squadra del Catania attuale l'ha interpretata, diciamo, nel modo giusto la gara, non dannandosi l'anima ma giocando in surplus, ed è stata una bella partita. La cosa bella di questa gara è che chi segnava sempre il Catania. È stata una bella emozione anche rivedere gli spalti, tifare un po' per uno e un po' per l'altro, insomma effettivamente era poi sempre Catania. Appunto, perché tutte e due squadre, ogni giocatore dava delle sensazioni diverse, magari i più giovani davano le sensazioni, i giocatori di adesso, però quelli magari cinquantenni, sessantenni si ricordavano di Cicere, di Spagnolo, di Cantarutte, e quindi è stata una bella manifestazione con tantissime emozioni. Delle vecchie glorie, qualcuno che l'ha particolarmente impressionata per la tenuta? Torrisi ancora correva, ha corso, è stato uno dei migliori. Grazie. Questa difesa sperimentale potrebbe essere un'idea per un modulo a sorpresa magari? Non mi posso prendere la paternità di questa idea, per cui dovete chiedere al mister di oggi, che non è... Io oggi faccio il presidente. Come sei cavato al mister di oggi? L'ho visto destreggiarsi bene, sia nel prima che nel post partita. Bene, complimenti a lui. Un'atmosfera comunque sempre particolare, direi quasi suggestiva, quella di vedere le vecchie glorie contro questo Catania, anzi con questo Catania. Sono state emozioni di vedere indossare da chi ha indossato prima di noi queste maglie, poi da chi le ha portate, ha sudato dentro queste maglie, per cui è una grande emozione essere in una giornata di festa per tutti, per questi colori, per questi nostri tifosi che sono riusciti a vedere più generazioni in campo di Catania. Spinesi e Oliveira, bella coppia, le vecchie colori. Proprio perché l'ho visti muoversi veramente bene, complimenti a loro, si stanno tenendo in forma, bravi. Qualcuno che l'ha impressionato in particolare? No, credo lo spirito è quello che ti ha impressionato oggi, lo spirito di tutti quanti, che era quello di essere qua in una giornata di festa, festeggiare questi colori, festeggiare questi giocatori che hanno dato tanto a questa maglia. Ieri questi giocatori sono stati in ritiro, c'è qualche aneddoto, comunque anche qualche considerazione che ha maturato il gruppo? I ritiri sono tutti top secret, questo rimane tale. Per cui no, niente, deve restare dentro le quattro mura dello spogliatoio come sempre. Grazie.